La conferenza dei servizi tenutasi presso la sede della Regione Campania, finalizzata ad autorizzare l'insediamento della Comeco partecipata a MGM, si è conclusa a favore del comune di Cicerale. A farlo sapere il primo cittadino, Gerardo Antelmo. Oggi è un bel giorno perché ieri hanno archiviato la richiesta che era arrivata in conferenza dei servizi per insediare un'azienda che lavora nel settore dei rifiuti nella nostra area industriale. Area industriale che è il fiore all'occhiello perché molti sanno che nella zona terzeria, nel nostro PIP del comune di Cicerale, operano aziende di alta tecnologia a livello internazionale e stiamo espandendo nel settore dell'agroindustria, dell'agroalimentare. Sono molto soddisfatto perché siamo riusciti ad ottenere la bocciatura, l'archiviazione di questa richiesta che arriva in relazione alla legge, in base alla legge 14 del 2016, che però all'articolo 12, modificata dalla legge 29 del 2018, l'articolo 12 prevede che il comune può esprimere la contrarietà, la motivata contrarietà. Ebbene, abbiamo inviato una motivazione molto corposa, approvata in consiglio comunale all'unanimità. Ora continuiamo con le nostre programmazioni. Nel frattempo abbiamo adottato il nuovo piano insediamenti produttivi, abbiamo approvato già precedentemente il PUC, il preliminare di PUC. Ora andremo spediti verso l'approvazione definitiva del PUC, che spero avvenga in tempi brevissimi, per realizzare quelle programmazioni delle quali il paese e il nostro comune ha bisogno. Noi puntiamo all'agroalimentare nell'area contigua alla zona del PIP e puntiamo a mantenere quelle aziende che oggi esportano tecnologie. Immaginate che c'è un'azienda nella nostra area industriale che sta realizzando il Cygnus che il 9 febbraio andrà in orbita per arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo mi rende orgoglioso e mi rende ancora più consapevole della grande, forte contrarietà che abbiamo portato, che abbiamo espresso in conferenza di servizi alla Regione Campania. Oggi è un bel giorno. Grazie a tutti.